Cari amici, bentrovati a questa nuova puntata di Canale 10 VIP e l'ospite è davvero una persona molto importante, è il professor Alessandro Mazzucchelli, storico dell'arte medioevale. Professore, l'Associazione Archeosofica ha organizzato un importante evento che ha avuto inizio il 13 aprile e andrà avanti fino al 29 giugno. E il tema è i templari, indagini storiche e nuove scoperte su cavalieri del tempo. Lo leggo perché è lungo. Può anticipare qualcosa, per favore? Sì, è un evento che abbiamo messo alcuni mesi ad organizzare perché è piuttosto ricco e complesso. Abbiamo voluto mettere in evidenza soprattutto le ultime scoperte sull'ordine templare, di cui si parla tanto perché, come tutti sanno, è un argomento affascinante che tuttora attrae l'attenzione di tante persone. Però magari è importante mettere l'accento soprattutto sulle ultime indagini e mettere anche a confronto le ipotesi e le opinioni di vari studiosi, di vari esperti. Per cui nel primo incontro abbiamo ospitato la dottoressa Cerrini della Sorbona di Parigi, che ci ha illustrato il suo libro La rivoluzione dei Templari, una storia perduta del XII secolo. Quindi deve essere molto affascinante anche il libro. È stato un incontro molto, una bellissima serata, perché appunto lei ha chiarito in particolare quello che riguarda l'origine dell'ordine del Tempio, dato che di solito invece la focalizzazione avviene sul problema del processo, sugli ultimi anni. Che è stato fondato nel 1118-20, una cosa del genere, vero? Sì, esattamente, gli ultimi studi hanno stabilito che era il 1120, perché poi c'erano anche delle incertezze sulla data. Infatti. Durante il concilio di Nablus in Palestina, fu intanto, diciamo, in Terra Santa ufficializzata l'esistenza dell'ordine. Poi l'ordine ebbe un'approvazione ufficiale da parte della Chiesa nel Concilio di Troyes nel 1129, quindi 9 anni dopo. Si riunì apposta un concilio e questo cavaliere si era recato in Europa con alcuni suoi confratelli per fare approvare l'ordine. Che lo hanno fatto poi all'inizio per proteggere i pellegrini, no? Che andavano. Sì, lo scopo iniziale di questi cavalieri donati, diciamo, si chiamavano cavalieri donati perché si erano donati all'ordine dell'ospedale e a quello dei canonici del Santo Sepolcro di Gerusalemme, proprio con lo scopo di difendere i pellegrini nell'incerta situazione della Terra Santa di allora, perché le città erano state conquistate, ma le vie di pellegrinaggio erano infestate soprattutto da predoni e briganti. Quindi il primo scopo di questi cavalieri era quello di rimanere in Terra Santa, non andare via al termine della crociata, e dare una mano, diciamo, alla protezione di queste migliaia di pellegrini che soprattutto che andavano lì a trovare andavano a Gerusalemme, al Giordano, al Lago di Tiberiade, insomma in tutti i luoghi dove c'era stata la vita di Gesù. Che poi i templari a un certo momento però avevano, così ho letto, ovviamente non sono storico, un rapporto abbastanza buono anche con i musulmani, no? Sì, le notizie che noi abbiamo sono molto interessanti a questo proposito, perché contrariamente al luogo comune che vede le crociate come una guerra di aggressione da parte della cristianità verso il mondo orientale, e invece abbiamo testimonianze proprio di prima mano, scritte per esempio da un emiro che si chiama Osama, un nome che naturalmente a noi ci fa venire in mente un altro personaggio, però l'emiro Osama, che era un personaggio molto importante dell'Islam siriano di allora, parla dei templari chiamandoli i miei amici, e addirittura loro gli avevano dato una cappella dove lui potesse pregare secondo la religione islamica, rivolgendosi verso la Mecca, e dice anche che lo hanno protetto perché alcuni franchi appena arrivati, quando l'hanno visto voltarsi verso la Mecca e pregare alla maniera musulmana, lo hanno preso per i capelli e l'hanno detto: no, devi voltarti verso Oriente, perché i cristiani pregavano rivolti ad Oriente. Ma i templari sono intervenuti e hanno mandato via queste persone e che poi in seguito nel processo intentato forse da Filippo il Bello, o diciamo così inventato un po' da lui, oltre a forse altre cose che ci racconterà lei, anche questo fu uno delle parti, no, che fu sollevato, insomma. Beh sì, in un certo senso sì, perché i templari hanno sempre cercato, diciamo, di mantenere un rapporto
che era fatto sia di guerre che di tregue, che di accordi, che di collaborazioni, che di momenti di conflitto con i vari potentati islamici della zona. Noi non dobbiamo immaginare che la Terra Santa di allora fosse un conflitto fra civiltà, ecco. La cristianità occidentale e l'islam musulmano, entrambi era diverso, insomma. No, erano tutte spesso i cristiani combattevano fra loro e altrettanto facevano gli islamici, e magari le alleanze si erano interscambiabili e quindi non dobbiamo avere questa idea che è un riflesso della nostra mentalità odierna, quella di vedere in questo senso i fedeli contro gli infedeli, oppure... Torniamo un pochino all'associazione archeosofica, certo. Perché lei proprio questa sera alle ore 21, ogni martedì sera alle ore 21 nella sala dell'associazione in Lungarno Guicciardini 11 Rosso appunto vengano affrontate queste bellissime serate, interessantissime serate che parlano dei templari. Lei questa sera di cosa parlerà? Parlerò di un problema molto particolare che è anche di grande attualità, che è, il titolo dell'incontro è I Templari e la Sindone di Cristo, che coincide fra l'altro in questo momento con l'ostensione della Sindone a Torino. Abbiamo anche organizzato un viaggio pellegrinaggio, diciamo, per andare a vedere appunto la Sindone. Vi andremo il 30 di maggio, ma è interessante perché la Sindone, di cui si è ricostruita, diciamo, la storia fin dall'origine fino al 1204, perché pare sia stata a Costantinopoli, perlomeno dal 953 al 1204, è il momento della Quarta Crociata, poi se ne perdono le tracce e ricompare in Francia alla metà del XIV secolo. Quindi c'è un intervallo di 150 anni, dove non si in sa. Cui non sappiamo esattamente dove sia stata, che fine abbia fatto questo oggetto così importante. Certo. E gli ultimi studi, in particolare quelli della dottoressa Barbara Frale, che lavora all'Archivio Segreto Vaticano e che ha scritto un interessante libro, anzi più di uno, due, su questo argomento, fanno l'ipotesi, peraltro sostenuta da diversi documenti di archivio dell'epoca, che siano stati proprio i Templari, perlomeno dal 1260 alla fine dell'ordine, quindi al 1307, a detenere questo lino così importante per la storia della cristianità e anche ad averlo portato in Europa, tant'è vero che poi quando ricompare ufficialmente, certo, la storia compare in Francia, e pare proprio che siano stati loro per una serie di... E tutto questo lei cerca di affrontarlo? Cercherò di spiegarlo questo martedì, ora non lo posso anticipare. Senta, tutto, però il tema è questo. I cittadini che possano venire lì, devono pagare un ingresso? No, no, l'ingresso è libero. È libero, perché l'associazione archeosofica è no profit, no? È soltanto per promuovere la cultura praticamente. Certo, è un'associazione culturale no profit, fondata nel 1968 da Tommaso Palamidesi, che è stato un importante studioso di tante tematiche di carattere spirituale ma anche scientifico, e quindi è un'associazione che ha qualche anno, a questo punto non è così nuova. Tra l'altro lei condurrà quattro serate in questo contesto. Sì, condurrò quattro serate, la prima è questa proprio sulla Sindone, ma poi dopo ce ne saranno altre proprio sulla storia e le vicende dell'Ordine Templare, sulla gerarchia dell'ordine, su tutta la vicenda del processo, dei roghi. Come era strutturato l'ordine dei Templari? L'ordine era strutturato in una maniera molto precisa, molto da una parte simile a un ordine monastico per certi versi, ma dall'altra, avendo una funzione militare, era organizzato anche in una maniera militare. Perché comunque anche loro facevano voto di castità, di povertà, sì, e tutto questo, anche se faccende bancarie se ne occupavano poi, no? Sì. Certo, questo poi a un certo punto è cominciato anche un'attività bancaria dell'ordine. Certamente chi entrava nell'ordine faceva i tre voti monastici, povertà, castità e obbedienza, e pur rimanendo un laico, cioè non essendo un sacerdote, anzi vi erano dei cappellani che erano anche preti templari, ma la maggioranza dei fratelli erano frati laici, come per esempio erano i francescani all'origine o i benedettini stessi. Erano quindi laici, ma facevano questi tre voti monastici e quindi avevano una vita da religiosi, da cristiani a tutti gli effetti, anzi da cristiani veramente impegnati, e dovevano anche seguire, diciamo, le ore monastiche, le preghiere alle varie ore, eccetera. Però avevano anche chiaramente
tutta la parte dell'attività militare che quindi comportava una gerarchia piuttosto rigida sia sul campo di battaglia che nel convento, diciamo. E quindi, senta, tra questi incontri ci sono anche appunto, come lei ha già detto, c'è stata già una professoressa della Sorbona, e chi sono altre persone di questo? Dunque, avremo come ospite prossimamente, in uno di questi prossimi appuntamenti, l'architetto Mario Panni, che ha lavorato per tanti anni come archeologo alla sovrintendenza. Tra l'altro voi siete legati, abbiamo collaborato con il del comune, della sovrintendenza. Sì, abbiamo collaborato per creare questo evento. L'architetto Panni attualmente è il presidente del gruppo archeologico fiorentino. E quindi lui tratterà in particolare, naturalmente, vista la sua specializzazione, di archeologia templare a Firenze e nel contado fiorentino. Quali sono i luoghi a Firenze? Questa è una bella domanda, perché i luoghi a Firenze in parte sappiamo quali sono e in parte no. Le faccio solo un esempio che tutti i fiorentini conoscono: Lungarno del Tempio. Lungarno del Tempio prende il suo nome dal fatto che in quella zona vi era effettivamente la casa templare. Più o meno dove oggi si trova Santa Croce e in tutta la zona intorno, ma a un certo punto i templari hanno venduto sia la loro cappella che tutto il terreno ai frati francescani e si sono trasferiti, pare, dico pare perché ci sono più possibilità. Ancora non è certo, diciamo. È certo che si sono trasferiti lì, ma forse non solo lì, è una chiesetta poco conosciuta ma molto bella, che si trova in via Faenza, Sant'Jacopo in Campo Corbolini, che ha un bellissimo portico trecentesco, attualmente sconsacrata e sede di un istituto di lingue, però si può anche visitare. E poi vi era segnalata anche una presenza templare sul Ponte Vecchio, dove tutt'oggi si può vedere una piccola croce templare in una delle torri dal lato dell'Oltrarno. E poi non ci sono tante altre notizie su dove però si trovassero in città. Però voi avete anche delle visite in Toscana organizzate. Sì, abbiamo pensato anche di organizzare un evento veramente importante. Diciamo. Delle visite in Toscana, in particolare alla Chiesa Templare di San Gimignano, che è molto bella. E poi anche e soprattutto, direi che questo ci tengo perché è uno dei luoghi templari più importanti d'Italia, ma direi d'Europa. Non è in Toscana, ma è in Umbria. La chiesa di San Bevignate a Perugia, che è una delle uniche due chiese d'Europa che conserva degli affreschi originali del tempo dei Templari, che sono anche più importanti di quelli di Cressac che sono in Francia, sono purtroppo frammentari, sono stati scoperti pochi anni fa, sono stati molto studiati dal professor Tommasi dell'Università di Perugia. E è una visita che vale veramente la pena di sì, fare. Sì, sì, professore, io la ringrazio tantissimo per essere intervenuto oggi. Grazie a lei. Le vorrei cortesia. Chiedere una promessa: ci ritorna a trovare? Se mi invita, torno. Grazie, la invito ora davanti a tutti. Grazie. Ciao, cari amici, alla prossima.